Gesù, benedetto tu sei, Signore. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Amen, amen, fratelli e sorelle, gloria al nome del Signore. Vogliamo aprire le nostre Bibbie nel primo libro del Re, capitolo 7. Leggeremo dal verso 47 fino alla fine del capitolo, verso 51. Salomone lasciò tutti questi utensili senza verificare il peso del bronzo perché erano in grandissima quantità. Salomone fece fabbricare tutti gli arredi della casa del Signore e l'altare d'oro, la tavola d'oro, sulla quale si mettevano i pani della presentazione, i candelabri d'oro puro, cinque a destra e cinque a sinistra. Davanti al santuario con i fiori, le lampade e gli smoccolatoi d'oro, le coppe, i coltelli, le bacinelle, i cucchiai, i bracieri, d'oro fino e i cardini d'oro per la porta interna della casa d'ingresso del, del luogo santissimo e per la porta della casa all'ingresso del Tempio. Così fu compiuta tutta l'opera che il re Salomone fece eseguire per la casa del Signore. Poi Salomone fece portare l'argento, l'oro e gli utensili che Davide, suo padre, aveva preso consacrati e li mise nei tesori della casa del Signore. Vogliamo leggere anche nella seconda epistola ai Corinzi, capitolo 4, dal verso 7. Leggeremo solo questo verso. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Amen. Potete stare comodi, fratelli e sorelle, e eh, insieme vogliamo considerare l'opera che Dio ha compiuto nelle nostre vite, nei nostri cuori. Ci rifaremo un po' prendendo spunto da questa bellissima opera che il Re Salomone eh, realizzò con l'aiuto di tutto il popolo, con la generosità, eh, con i buoni sentimenti che tutto il popolo mise a disposizione del Signore. Eh, se voi leggete i capitoli precedenti e anche diciamo, i versi dello stesso capitolo 7, vi renderete conto che opera maestosa riuscì a realizzare Salomone con tutti i materiali preziosi, pregiati, eh, a volte questi materiali furono fatti venire anche da molto lontano, e eh, eh, considerando anche la grande saggezza di Salomone e quindi sicuramente eh, la sua vena artistica, ehm, il suo intelletto che gli mise a disposizione per costruire quest'opera gloriosa. Quest'opera che risultò essere anche un'attrazione da parte dei popoli circostanti. E Salomone eh, non voglio scendere nei dettagli, sarebbero tanti. Fece anche il mare di rame, eh, realizzò davvero delle sculture pregiatissime e anche molto estese, vaste. E quindi eh, lui usò, utilizzò eh, tanto materiale, ma tanto materiale appunto dicevo prima prezioso. Ma è altresì vero che alla fine della costruzione del tempio e quindi anche del palazzo reale rimase ab in abbondanza tanto tesoro e fu preparata una sala, una, una stanza all'interno del tempio eh, adatta ad ospitare questo tesoro. E per questo noi eh, incontreremo nella parola di Dio eh, questa espressione, il, te il tesoro eh, nel tempio o che faceva parte del tempio del Signore. E questo tesoro, ho voluto leggere eh, questa parte dell'Antico Testamento per qualche applicazione spirituale. Questo tesoro il Signore l'ha messo nei nostri cuori. Certo non parliamo più di eh, elementi minerali, di, di materiale prezioso, ma parliamo di cose ben più importanti, parliamo di cose spirituali. Il Signore ha messo il suo tesoro in vasi di terra. Chi sono i vasi di terra? Siamo noi, vero? E cosa ha messo il Signore nei nostri cuori? la sua grazia, il suo Santo Spirito. Potremmo fare un elenco davvero anche dettagliato eh, di tutto ciò che il Signore ci ha elargito nella sua infinita grazia, nel suo amore e che fanno parte del nostro eh, corredo di vita. Scenderemo poi nei dettagli, però... Ritornando un attimo al Tempio di Salomone, questo Tempio quando fu realizzato fu davvero un'opera molto bella e la gloria di Dio scese. Oltre eh, dal punto di vista artistico eh, della costruzione stessa, dei materiali pregiati, la cosa meravigliosa fu che alla fine... Eh, questo tempio fu consacrato a Dio, Salomone pregò, cercò il Signore e la presenza di Dio scese in questo tempio, riempì questo tempio, a tal punto che tutti i sacerdoti che erano all'interno dovettero uscire per la gloria di Dio che gli manifestò all'interno di quel tempio qualcosa di straordinario, di particolare, mai accaduto prima una cosa simile. Però ahimè se leggiamo qualche capitolo dopo di primo re capitolo 7 e 8 già a capitolo 15 troviamo il re Asa e leggiamo questo verso, verso 18. Asa prese tutto l'argento e l'oro che era rimasto nei tesori della casa del Signore, prese i tesori del palazzo del re e li affidò ai suoi servitori, che mandò presso Benadad, figlio di Tabrimon, figlio di Chesion, re di Siria, che abitava a Damasco. E eh, Egli affidò questi beni affinché fosse stipulato un periodo di tregua, pace. E non solo Asa, fece lo stesso Ioas, leggiamo questo in seconda re, capitolo 12, verso 18. Attinsero, presero parte dei tesori del Signore che erano lì nel Tempio per cercare un accordo, per cercare di pagare un momento di tregua, di, di pace. In Gioele capitolo 3 verso 5 troviamo questo ammonimento da parte del Signore. Avete preso il mio argento e il mio oro, avete portato nei vostri templi i miei tesori più preziosi. E accadde appunto che Furono svenduti questi tesori, queste cose che in realtà qualcuno potrebbe dire: Ma fratello, quelli erano dei minerali, dei materiali preziosi, era lì come se avevano un, un, una risorsa economica che potevano gestire. In realtà, tutte queste cose furono consacrate al Signore, appartenevano al Signore. Già Davide consacrò tantissimi utensili, li consacrò al Signore e quando qualcosa veniva consacrato al Signore non poteva essere utilizzato a propria discrezione o a proprio piacimento del re. Ma anche re che comunque hanno agito bene, ricordo Ezechia, in un momento di terrore, quando nuovamente il re di Siria eh, si accampò contro di lui, dice che tolse anche le lamine d'oro che ricoprivano la porta del tempio. Svestirono, presero da questo tempio per poter in qualche modo eh, trovare momenti di tregua, a calmare i loro nemici, i loro avversari. È un primo ammonimento. Una prima esortazione che vogliamo fare a noi stessi è quella di non svendere i tesori che il Signore ha messo nei nostri cuori. Amen, fratelli e sorelle. C'è un nemico che è molto interessato a questi tesori e tenterà in tutti i modi di rubarci quello che eh, o di farci svendere quello che il Signore ci ha dato. Mentre abbiamo letto qualche verso dove si parla di re di Giuda che eh, offrono in cambio di pace i tesori del Tempio, arriverà il momento in cui, anche per superficialità, in questo caso da parte di Ezechia, quando mostrerà ai, eh, agli uomini eh, di Babilonia che erano venuti nel regno di Giuda un po' per congratularsi, per complimentarsi, perché Ezechia stava per morire. E quando Ezechia gli fu dato il messaggio da parte del profeta Isaia che sarebbe morto da lì a breve, e si mise a piangere, si disperò, pregò il Signore. Il Signore vide la sua afflizione. E eh, chiamò di nuovo Isaia, lo fece ritornare indietro e gli disse guarda il Signore ha ascoltato la tua preghiera, ti saranno, uso parole mie, abbonati altri 15 anni, quindi vivrai ancora per 15 anni. E eh, Ezechia si riprese, però in questi 15 anni Ezechia commise qualche errore. Vedete, a volte interferire con ciò che Dio ha già predisposto, con i nostri desideri, con le passioni del nostro cuore, a volte noi non ce ne rendiamo conto, ma davvero dovremmo dire: Signore, aiutami, aiutaci a fidarci di Te sempre. E cosa fece Ezechia? Quando venirono. Vennero, scusate, questi uomini mandati da Babilonia, vennero come ospiti per appunto congratularsi con Ezechia perché si era ripreso da questa malattia, erano stati informati, venivano da molto lontano da Babilonia. Ezechia dice che gli fece vedere tutto, non ci fu cosa che Ezechia non fece vedere del Tempio, ma anche fuori del Tempio, a questi uomini. E dopo andarono via. Ezechia era molto orgoglioso, molto soddisfatto, molto gioioso. Il Signore l'aveva ristabilito, c'era lì ancora quel tesoro ed era anche fonte di orgoglio per lui, da mostrare agli altri. Ma poi ritornò Isaia da Ezechia e, Ezechia, e Isaia gli fece questa domanda a Re Ezechia, cosa hanno visto questi uomini? Hanno visto qualcosa, gli hai mostrato qualcosa. E lui dirà, appunto, non c'è cosa che io non abbia mostrato loro. Ed Isaia profetizzerà da parte del Signore. Ebbene, tutto quello che loro hanno visto lo porteranno via. Porteranno via e distruggeranno il Tempio. E così avvenne nel periodo della cattività. C'è un nemico subdolo, astuto, che mira a toglierci quello che di più prezioso il Signore ci ha dato. Non voglio scoraggiare nessuno, ma voglio che siamo tutti quanti veglianti e consapevoli di quello che vuole fare e può fare l'avversario delle anime nostre. E noi vogliamo riconoscere invece... Quanto sia importante, quanto sia, fratelli e sorelle, davvero importante che ci prendiamo cura di questi tesori, che li serbiamo nel cuore, il tesoro della meravigliosa parola di Dio. Quanto è importante che non ci lasciamo depredare, rubare la preziosa parola di Cristo. Quanto è importante, fratelli e sorelle, che non ci lasciamo depredare, rubare i preziosi momenti di preghiera che noi dovremmo rivolgere al Signore e che ci portano davvero a, ad arricchirci, ad essere straordinariamente benedetti. Il Signore è un Dio che non dà con limite, con misura. Egli è colui che dà generosamente. Non vogliamo farci rubare le tantissime cose. Posso fare un elenco, ma io credo che lo Spirito Santo sa arrivare ai vostri cuori e saprà darvi un elenco ben più dettagliato di quello che io posso darvi questa mattina. Vuole rubarci l'adorazione, fratelli e sorelle. Vi ricordate quando Satana nel deserto tenterà Gesù? Come ultima cosa gli dirà, lo portò sul monte, eh, su un monte altissimo. Gli farà vedere tutti i regni della terra e gli dirà: Questi saranno tuoi se solo tu ti prostri e mi adori. Sono queste le cose preziose, fratelli e sorelle, e l'avversario lo sa molto bene, Satana, sa quanto è preziosa l'adorazione, l'adorazione del credente, l'adorazione di colui che ha accettato Gesù Cristo con tutto il cuore, l'adorazione che viene rivolta al Signore dalla casa del Signore. Quando ci riuniamo fratelli e sorelle, certamente non mi sto riferendo a queste mura che sono solo un semplice locale, ma il nostro radunarci insieme. Fratelli e sorelle, cosa c'è di più prezioso? Quando i fratelli e le sorelle si incontrano insieme per adorare il Signore, per glorificarlo, per ringraziarlo. Questi sono tesori di cui l'avversario ha puntato e punterà sempre i suoi occhi, prostrati e adorami. Vedete la dinamica dello scambio, anche del valore che Satana stesso attribuisce all'adorazione, alla sua adorazione. Sono pronto a darti tutto, tutti i regni. È vero che stiamo parlando di un menzogniere. Però è anche vero che gli dà grande valore a quell'adorazione. Quanto più noi fratelli e sorelle dovremmo riconoscere il tesoro che Dio ha messo nei nostri cuori, il tesoro che è nella casa del Signore. Signore noi vogliamo adorarti, vogliamo riconoscere che questo è il vero tesoro. Vogliamo riconoscere che queste sono davvero le cose importanti, le cose che non vogliamo né svendere né lasciarci rubare. L'Apostolo Paolo ha più riprese scrivendo sempre ai Corinzi, leggo questo verso, eh, primo Corinzi capitolo 6 verso 19. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio, quindi non appartenete a voi stessi. Quel tesoro non apparteneva al Re, quel tesoro non apparteneva a Salomone, non apparteneva a Davide, non apparteneva ad Asa, a Ioas, ad Ezechia, a coloro che ne fecero un uso inappropriato. Quel tesoro apparteneva al Signore. Era stato consacrato al Signore, era stato consacrato per il Signore. Non era quello il mezzo, il modo per ehm, fronteggiare, per combattere il nemico, non era quello il modo per ottenere eh, pace nel Regno. Dovevano rivolgersi al Signore come poi fece Ezechia, dovevano rivolgersi nel Tempio in preghiera davanti al Signore e il Signore intervenne come solo Lui poteva fare. Fratelli e sorelle, la raccomandazione che ci arriva dalla parola del Signore, riconosciamo quanto di prezioso il Signore ci ha donato in Cristo Gesù e vogliamo custodire con tutto il nostro cuore. Satana vuole rubare la parola di Dio, non è cosa non conosciuta a noi. Usciremo da questo locale ed egli cercherà di rubarci quello che il Signore ci ha dato. Forse qualcuno prenderà anche delle decisioni coraggiose questa mattina, ma l'avversario verrà. E ripeto, non voglio con queste parole scoraggiarvi, ma voglio che responsabilmente noi vogliamo continuare a dire questa mattina: Io voglio consacrare il mio cuore a Gesù, voglio consacrare la mia vita a Gesù, Egli che ha dato valore alla mia esistenza, Egli che ha dato vera ricchezza all'anima mia. Siamo dei vasi di terra dove Dio ha, ha riposto la Sua ricchezza. I suoi tesori, ha messo il suo Santo Spirito, fratelli e sorelle. Descrivere questa cosa per qualsiasi predicatore è qualcosa di difficilissimo. Come spiegare che un Dio straordinariamente grande, che lo Spirito di Dio che conosce ogni cosa, che scruta ogni cosa, che è in ogni posto, in ogni angolo di questo pianeta. È nel mio cuore, agisce dentro di me, mi illumina, mi mette in comunione col Padre. Io non so che tipo di valore noi diamo a noi stessi, forse conoscendoci bene, ben poco. Ma posso dire questo, fratelli e sorelle che il Signore ha dato grande valore all'anima nostra, perché gli siamo costati un prezzo altissimo, il sangue del suo figliolo Cristo Gesù. Dio ci ha tanto amati da pagare il nostro riscatto attraverso il sangue del suo figliolo Cristo Gesù. L'Apostolo Paolo più volte scriverà alla Chiesa dei Corinzi perché purtroppo c'erano situazioni anche di contaminazioni, di peccato. Fratelli e sorelle, serbare la nostra mente, il nostro cuore, il nostro corpo dal peccato significa, non significa altro che custodire questi tesori che il Signore ha messo nei nostri cuori. Santificare la nostra vita e consacrarla al Signore non significa altro che custodire la, mh, cercare di non far prendere all'avversario questi tesori che Dio ha riposto nella nostra vita, a volte per piaceri della carne, si può essere disposti, ahimè. E io spero che qui non c'è nessuno in questa sala che sia disposto a dare qualcosa che Dio ci ha dato, ad essere pronto a svendere. Vi ricordate quello che fece Esaù? quella benedizione che arrivava da suo padre, ma anche dal Signore, la svendette per un piatto di lenticchie. Signore aiutaci a non svendere i tuoi tesori. Signore aiutaci a consacrare la nostra vita a te. Signore aiutaci a non peccare contro di te. Signore aiutaci davvero ad offrire a te la nostra adorazione. Ma qualcuno potrebbe dire, ma io non adoro nessuno, te lo assicuro fratello. Io non ho mai pregato nessuno, prego il Signore. Ripeto, l'avversario è subdolo, è astuto. Si userà di elementi che noi maneggiamo, si userà di cose che noi quotidianamente tocchiamo, pratichiamo, usiamo, per distogliere il nostro sguardo, per essere disattenti alle cose spirituali e alle cose che il Signore ci ha donato. Senza la grazia di Dio, senza la sua gloria, noi saremmo dei rami rinsecchiti. Noi non porteremmo, non saremmo capaci di portare nessun frutto. Questo tempio fu totalmente depredato, distrutto. Eh, citavamo Nemia nel culto precedente. Sentirà un forte dolore Nemia nel sentire che... Le mura di Gerusalemme furono tutte distrutte, le porte bruciate, il tempio depredato. E' questo è quello che compie Satana, l'avversario delle anime nostre. Ma per grazia di Dio il Signore ci viene in soccorso con la Sua parola. E questa mattina vogliamo cogliere questo messaggio. Siamo pietre viventi che incastonate l'una all'altra vanno ad innalzare il tempio santo del nostro Signore Cristo Gesù, il luogo dove Dio ha stabilito la sua dimora, ritroveremo nell'Apocalisse, sin dall'inizio dell'Apocalisse, la presenza di Gesù in mezzo ai candelabri, in mezzo al suo popolo, in mezzo a un popolo che non trascura la lode, l'adorazione, perché Dio ha stabilito la sua dim dimora in mezzo alle lodi del suo popolo. E questa mattina, mentre lo Spirito Santo continua a parlarci, mentre lo Spirito Santo continua, perché no, anche ad elencarci, tutto il bene che il Signore ha fatto a noi, vogliamo dire, Signore, aiutami a custodire il tuo prezioso tesoro. Sono un vaso di terra, immeritevole, non adatto ai tuoi tesori, ma col tuo aiuto, col tuo sostegno, con la luce della tua parola, io posso, Signore, mettermi all'opera affinché questo tesoro non sia né svenduto, né rubato né depredato ma rimanga consacrato a te vogliamo alzarci in piedi fratelli e sorelle gloria al tuo nome signore gloria a te Gesù alleluia gloria al tuo nome signore siamo preziosi fratelli e sorelle agli occhi di Dio non per le nostre qualità fisiche, intellettive. Lui ha messo i suoi tesori affinché egli stesso ne tragga gloria. Quindi immaginiamo quanto siamo preziosi agli occhi del Signore e cosa il Signore si aspetta da questi tesori, da quello che egli ci ha dato, ci ha affidato. Egli si aspetta che tutto ritorni alla sua lode e gloria. E questa mattina vogliamo dire Signore, non vogliamo vivere per noi stessi, non vogliamo vivere Signore, oh Signore, da coloro che non riescono a comprendere, a capire il valore, a percepire il valore dei tuoi tesori. Ma vogliamo dire, Signore, grazie per la tua parola. Tu ci illumini e ci fai comprendere quello che di prezioso è nella mia vita e nel mio cuore. E ci fai comprendere che questo deve tornare a tua lode e gloria. Non ci sentiremo mai soddisfatti, Signore. Lo vogliamo dire insieme, fratelli e sorelle. Se tutto ciò che tu ci hai dato non torni a te, sotto forma di gloria, di onore di tributo, di ringraziamento. Signore, usati di me, usati della mia vita, consacrami a te. Signore, santifica il mio cuore e la mia vita, fa che l'avversario non abbia nessun potere sul mio corpo, sulla mia mente, sull'anima mia, ma che ogni cosa di me sia consacrata a te. Alleluia. Se questa è la nostra preghiera, alziamo la nostra mano al Signore. Signore, questa è la mia preghiera. Tutto ciò che tu mi hai dato, tutto ciò che tu hai fatto della mia vita, desidero che sia consacrato, che rimanga consacrato a te, Signore. Alleluia, gloria al tuo nome. Oh Gesù, alleluia. Grande tu sei.